Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro speciale dedicato ai paesi di Verona. Andiamo subito a scoprire di cosa parleremo questa sera. Questa sera, che tra l'altro è l'ultima puntata prima della pausa estiva, torneremo infatti poi a settembre, ma stasera andiamo a parlare di un comune che ha veramente tante cose da raccontare. Parliamo di Legnago. E allora, per parlare di questo paese, siamo in collegamento con Davide Pecantini, fondatore di Quartiere Attivo APS. Buonasera Davide. Buonasera Giorgia e buonasera ai nostri spettatori. Allora Davide, come dicevamo, questa sera è l'ultima puntata prima della pausa estiva, poi torneremo a settembre con tante nuove puntate, ma questa sera andiamo a parlare di Legnago, e allora ti do subito la parola. Sì, il comune di Legnago dove si trova? Il comune di Legnago è a sud della provincia di Verona. Se fai vedere la mappa, Giorgia. Sì, subito. Eccoci qua, abbiamo il fiume Adige che passa da Legnago, ma il comune di Legnago non è solo il centro di Legnago, ma ci sono anche le frazioni di Porto di Legnago, San Vito, Terra Negra, Casette, Vangadizza, Vigo, Torretta. Questi sono i nuclei proprio del comune di Legnago, ma se ci concentriamo nel centro di Legnago, ecco qua. Vediamo esattamente il fiume Adige che passa nel paese e poi i punti principali del paese, che parlerò io, ma che poi parlerà anche Francesco dopo. Abbiamo Piazza Risorgimento, il Duomo, il Torrione, il Teatro Salieri, lo Zuccherificio e il Parco Cittadino, dove ci sarà un aneddoto che vi racconterò tra poco. Benissimo, e allora iniziamo già con dando qualche piccolo spoiler, insomma, di quello che si andrà a vedere dopo. Però adesso passiamo subito a una cosa molto interessante, ossia lo stemma del comune di Legnago, giusto? Sì, allora intanto il toponimo di Legnago qual è? Intanto era un centro romano già importante con il nome di Forum Allieni. Il toponimo di Legnago deriva da Legnacus ed è stato testimoniato, penso, dal 932 che cita di una rocca, proprio in posizione strategica per proteggere praticamente la zona dalle invasioni di popolazioni che arrivavano dall'est. Pensa. Soprattutto le invasioni barbariche. Certo, L'assetto certo. Del paese di Legnago è proprio definito dal fiume Adige. Come abbiamo visto dalla mappa, il paese si sviluppa vicino al fiume, anche per la sua posizione strategica, utilizzata fino alla Prima Guerra Mondiale. Certo. Se vai nella foto successiva. Sì. Ecco qua. Ecco qua Legnago e Porto di Legnago. Benissimo. Se vi ricordate alla mappa di prima, c'era sempre questa distinzione Legnago e Porto di Legnago. Ancora oggi c'è il fiume Adige, veniva utilizzato per il vallo. Vedete che l'acqua lambisce anche i contorni, i confini del paese, e c'era una struttura fortificata. Un assetto urbanistico fortificatorio poi che è stato utilizzato dal 1530 fino all'abbattimento nel 1886, quindi è durato fino all'Ottocento, che poi anche nel periodo austriaco faceva parte del quadrilatero insieme a Mantova, Peschiera e Verona, quindi si ricollega un po' a quello che parlavamo ancora nelle scorse puntate su Verona. Certo. Tra l'altro, guardando questa immagine, è molto particolare questa fortezza, insomma, questa... Esatto, questa è la fortezza di Legnago, che aveva mantenuto l'assetto proprio fortificatorio del periodo veneziano e poi i rimaneggiamenti del periodo austriaco, okay, tra il 1848 e il 1866, in cui fu risistemato e rafforzato tutto il sistema fortificatorio. Furono costruite al centro di Legnago anche diverse attività funzionali per le attività proprio del periodo bellico. Infatti, se vai nella foto successiva, abbiamo l'ospedale austriaco, che attualmente c'è il centro ambientale archeologico di Legnago, che come fu costruito? Fu riadattato uno stabile utilizzato nel periodo francese come caserma per la cavalleria. Ah, ecco. Ed era chiamato alla prova perché era in grado di resistere ai colpi di artiglieria, perché c'era un terrapieno di rinforzo all'interno delle mura. Quindi si chiamava alla prova. Alla prova.
Molto molto curioso anche questo nome, davvero. Ecco, poi dopo, oltre a questo, abbiamo anche una foto attuale delle mura austriache, giusto? Vediamo un Sì, attimo. delle mura Eccole qua. austriache abbiamo questa foto di Via Leopardi. Perché vi faccio vedere questa foto? Perché poi tutto il sistema fortificatorio è stato abbattuto con l'urbanizzazione del Novecento e anche la successiva industrializzazione. E quindi le ultime tracce che sono rimaste di quel periodo sono queste, in Via Leopardi, in più l'ospedale austriaco che vi ho fatto vedere prima. Ecco, bene, adesso passiamo invece a un pezzo forte insomma, del comune di Legnago, ossia il teatro, e tra l'altro sono sicura che ce ne parlerà dopo anche Francesco, immagino almeno. Un pic un Benissimo. pic una piccola, qualche piccolo dettaglio vi avrà detto anche da Francesco. Comunque il Teatro Ecco. Salieri è il centro proprio culturale di Legnago per le rappresentazioni artistiche e teatrali. Pensa che la costruzione iniziò nel 1911, in cui la società anonima teatrale di Legnago volle proprio costruire un teatro. E quindi, però, essendo il 1911, siamo a ridosso della Prima Guerra Mondiale, i lavori si interruppero. Subirono una battuta d'arresto e mancavano a completare qualche piccolo dettaglio e furono ripresi, penso, i lavori nel 25. Ah, accidenti. Quindi. Fu dedicato al noto musicista di Legnago Antonio Salieri, che morì a Vienna Certo. nel 1825, però il teatro non fu completamente edificato subito. L'interno, penso, fu disegnato nel 1941. Ah, quindi Però proprio è stata una gestazione molto lunga, una costruzione molto lunga. esatto, l'inaugurazione avvenne nel 1956. Ah, però, vabbè, insomma, beh, comunque adesso ce l'abbiamo bello completo ed è L'abbiamo. meraviglioso, quindi ecco. Esatto. Bene, e allora passiamo invece allo zuccherificio. Anche questo sono molto curiosa di sentire qualcosa. Lo zuccherificio, pensa, siamo nella zona dove c'è il centro commerciale. Oggi c'è un multisala. Lo zuccherificio è stato costruito nel 1897, dove un commerciante di Lugano, Emilio Maraini, diede il via all'industria saccarifera in Italia. Quindi decise di fondare lo zuccherificio a Legnago. Perché in quella zona? Perché c'è la ferrovia, Ah, c'è la ok. stazione vicino, e quindi era utile per il trasporto dello zuccherificio, cioè proprio da quello prodotto dal zuccherificio, per portarlo in giro per il territorio. Fai conto che nel 1912 cominciò anche l'avvio della produzione di zucchero. La ferrovia era strategica, però fai conto che fu poi smantellata alla fine degli anni 70, ma diede Ah. occupazione a 800 persone. Ah, pensa un po', anche Adesso questo. pensa, alla fine fu trasformato, un progetto di rigenerazione, trasformato in un multisala. Completamente rigenerato, Completamente. Esatto, completamente. esatto. Ecco, bene, e allora adesso è il momento di passare agli aneddoti di oggi. Anche qua sono molto molto curiosa. Vai. Sì, andiamo al Parco Cittadino di Legnago, che è quello vicino alla stazione, quello di forma ovale. Questa è una delle prime foto del Parco Cittadino. È stato pensato alla fine dell'Ottocento. Perché eravamo in una situazione urbanistica in cui si doveva progettare una nuova zona di Legnago. Ecco perché ci colleghiamo a quello che ho detto prima sull'abbattimento del sistema fortificatorio. Questo è il progetto del parco cittadino, dove erano previsti dei viali per le passeggiate, un campo da calcio per gli allenamenti, quindi un parco aperto alla cittadinanza. Quindi fu riqualificata un'area acquitrinosa e stagnante, perché era proprio un'area non tanto bella, e fu proprio riedificata, rigenerata. Ecco, e Nel qui. Ecco. conto che poi fu utilizzata anche come ippodromo negli anni 30, ecco qua la foto. Se vai successivamente nella foto dopo, ecco qua com'era il parco cittadino, in una cartolina di Benissimo. Legnago degli anni 30. Eccoci, e E poi. poi, cosa è successo? Il 4 giugno del 1936 Legnago fu tappa del Giro d'Italia, la Venezia-Legnago, dove vinse Giuseppe Olmo. E qua vi ho riportato un articolo dell'Arena dell'epoca dove si annuncia
la giornata sportiva a Legnago, la folla sportiva della provincia accoglierà con entusiasmo i protagonisti del giro, dove veniva descritto tutte le tappe, il passaggio, la conclusione al velodromo legnaghese, dove c'è il parco cittadino. La 5 giugno del 36, cosa diceva l'arena? In un'ampia cornice di aspettazione ed entusiasmo, Olmo precede di un soffio di Paco sul traguardo di Legnago. Pazzesco, la cosa forse più incredibile è che ne stiamo parlando veramente a parecchi anni di distanza, e lo stesso 4 giugno. Questa è una coincidenza incredibile. Le coincidenze della storia, Giorgia, È sono queste, vero. 85 anni fa, stesso Pensa un giorno. po', pensa un po'. Beh, insomma, è veramente interessanti anche questi aneddoti. Adesso il parco c'è ancora, immagino. Sì, c'è ancora, c'è ancora. È proprio vicino alla stazione. Ecco, benissimo. Allora, se qualcuno ci vuole fare un salto, adesso che sappiamo tutti questi aneddoti, è ancora più interessante andarci a fare un giro, direi. Bene. E allora, Davide, noi ti ringraziamo e a questo punto ti salutiamo, ti auguriamo una buona estate, buone vacanze e ci rivediamo a settembre. Sì, vi ringrazio a tutti gli ascoltatori, ringrazio te Giorgia, anche la radio. E ci vediamo a settembre. Buone vacanze a tutti. Buona Bene, ciao Davide. giornata. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento tra poco con la seconda parte del nostro speciale dedicato ai paesi di Verona insieme a Francesco Castioni. Grazie per averci seguito e a tra poco.